siamo in tantissimi, non ci saranno tutte le figurine a un certo punto. È Maria Grazia che ha scritto che non riesce a collegarsi. Manca Cristina. Cristina che non qualcuno non capisco. Continuano a passare le immagini, ma si può bloccarle tutte? Com'è che abbiamo un sacco di barbare ma nessuno che parla? Barbara? Sì, ti sento. Sì. Allora, l'autore di A caccia dell'orso, Rosen, è in ospedale. Ha preso il coronavirus e in Nuova Zelanda e in Australia qualcuno ha cominciato a mettere fuori dalle finestre gli orsi, ha lanciato questa specie di gioco, la caccia dell'orso da casa, e quindi mettendo alle finestre gli orsetti in modo che i bambini cercando dalle finestre potessero così vederli, trovarli. E in realtà è un gesto in solidarietà all'autore. Forse capiamo se riusciamo a leggerlo. Ma il libro chi ce l'ha, il test e tutto? Appunto. Porfiri, il commissario di delitto e castigo, e avremmo dovuto farlo il 20 di maggio. L'idea era quella di farmi i basettoni e la barba qua, così, e tagliare questo pezzettino qui. Poi è saltato tutto e domani taglio tutto. Fai la prova con i baffettoni. E l'ho già fatta, l'ho fatta. Solidarietà con Roberto, dai, non tagliare, Roby. Partiamo dall'ordine alfabetico, oppure scegliamo un ordine numerico semplicemente. No. Se volete, ci picchia. Anna Maria 4, Valeria 5, capito? Cioè, se io do i numeri, come li vedo io? Sì. Ah, e adesso qua cambia. Ah, ho Laura con da brr, cos'è quello? Un umido naso lucente, due grandi orecchie pelose, due enormi occhi sporgenti, è un orso. Cominci tu, sì, Vale? Sì. Si registrerà la conferenza. Si sta più registrando la conferenza.